Rose, ci sei? Rispondi, Rose. Falsa Rose, rispondimi. Rose. Lasciami in pace, Aubrey. Ora o mai più, Rose. Stanno arrivando. Sto esaurendo le porte da chiudere. Non mi importa. È morta, Aubrey. Sono arrivata tardi. È morta. Lo so. Ma hai fatto una promessa, Rose. Parola di coccinella e via dicendo. Se non te ne vai subito, prenderanno anche te. Una promessa. Forza! Alzati e vattene! La porta a sinistra, vai! Continua verso il dipartimento di fisica. Una volta che mi avrai fatto uscire di qui... Non sto venendo alla sala macchine, Aubrey. Ma avevi detto... Avevi promesso? Lo so, Aubrey, lo so. E manterrò la mia promessa. Ma mia sorella mi ha chiesto di fare un'ultima cosa per lei. Prima devo occuparmene, Aubrey. Prima la famiglia. Lo capisco. Dove devi andare? Al teatro. Come lo raggiungo? Prova ad aprire la porta del dipartimento di fisica mentre cerco di capire come farti raggiungere il teatro. Torno subito. Aspetta, questo è stato scritto da Ada. Penso di aver trovato una soluzione, Rose. Ci sei? Sì, sono qui. Ora c'è qualcosa che brucia. Già. Dovrebbe essere il nucleo del reattore. È l'epicentro dove tutto è iniziato. A quanto pare il fuoco che abbiamo acceso ha continuato a bruciare. Sta consumando la Helios dall'interno da giorni. Non respirare quei fumi è altamente sconsigliabile. Più facile a dirsi che a farsi. Hai capito come farmi raggiungere il teatro? Sì, ma non ti piacerà. Forza, dimmi tutto. Vedi da dove proviene tutto quel fumo e il fuoco? Beh, dovremo per forza farti passare da lì. Odio questo posto. Non è finita. Il nucleo del reattore è schermato, perciò il ricevitore non funzionerà una volta che sarai laggiù. Dovrai attraversare le fiamme da sola. Monitorerò la diffusione dell'energia esotica alle tue spalle per vedere se riesco a contenerla. Ci parleremo quando sarai dall'altra parte. Bene. Qualche ultimo consiglio? Non bruciare. Thank you.
Ada. Rosa, sento già la mia sorella qui. La mia sorella qui. Vai al teatro e prendi il secondo tranquillo. Insieme racchiudono la chiave di tutto. Risolve equazioni che hanno impegnato altri per settimane. Potevi sentire la sua mente in azione, Benny. La potevi proprio sentire, come una forza della natura. Aubrey. E ti dirò che... Aubrey! Resisti! Aubrey! Rosie, sei tornata! Fantastico! Stavo giusto dicendo a Benny qui... E il teatro? Aubrey, come posso raggiungerlo? Hai detto che c'era un ascensore. Sì, è poco più avanti. Te lo sto chiamando proprio ora. Comunque, che cosa devi fare là? Devo trovare un taccuino. Rosa, non posso immaginare il dolore che provi e hai la mia più sincera comprensione. Ma ti ho salvato la vita già diverse volte. Penso di essermi guadagnato il diritto di sapere di cosa si tratta. Hai ragione, Aubrey, mi dispiace. Sto cercando un taccuino che mia sorella ha nascosto da qualche parte nel teatro. Conteneva la sua ultima ricerca e le ho promesso di proteggerlo. L'intera nave ha sempre riconosciuto il suo genio. Anche Nicola. E adesso è morta. L'ascensore è arrivato, Rose. Quando vuoi. Di dove potrebbe essere nascosto il taccuino? È un teatro piuttosto grande, sai? Purtroppo no. Ma quanto mai potrà essere grande? Oh. Quello è solo l'atrio. Aspetta di vedere l'auditorium. Ti lascerò alla tua ricerca mentre provo a risolvere alcuni problemi con i dispositivi meteorologici. Ci sentiamo più tardi, va bene? Certo, potrebbe volerci un po'. Chiedo venia, ma i potenziamenti della torre hanno richiesto la mia attenzione più di quanto mi aspettassi. Spero di non averla fatta attendere troppo. Assolutamente no, signore. Sto ancora imparando come muovermi sulla Helios. Ci sono così tanti piani e così tanto da vedere. Abbastanza, ma ho tenuto il meglio per ultimo, mia cara. Il gran teatro della Helios. Andiamo? Certamente. Miss Archer, ecco a lei il gran teatro della Helios. Wow! Sono lieto che le piaccia. Quest'anno abbiamo in programma una fantastica serie di spettacoli.
e se guarda attentamente lassù, quello è il suo palco privato, da cui potrà ammirarli tutti. Un tempo era il mio palco personale, ma insisto che lo prenda come regalo di benvenuto a bordo e come segno del mio apprezzamento per la sua ricerca. Che? Non so che cosa dire, signore. Oh, è il minimo che potessi fare, e ti prego, chiamami Nicola. Grazie, ma gli altri cosa diranno? Non inizieranno a spettegolare? Io seduta nel tuo palco. Non è il mio, non più. E i pettegolezzi ci saranno sempre, ma non mi interessa. Andiamo, lascia che ti mostri la vista. Certo. Un palco privato. Avrai nascosto lì la tua ricerca, Ada. Ho sempre desiderato vederla all'opera. A quel punto si trattava solo di costruirlo, ma basta parlare di me. Che mi dici di te, Ada? La tua famiglia? Se non sbaglio, hai una sorella, giusto? Sì, Rosangela. E se pensi che io sia ostinata, aspetta di incontrarla. Di cosa si occupa? È una giornalista. Ma davvero? Ed è in gamba? La migliore. Oh, eccoci. Spero che possa rendere ancora più piacevole la tua permanenza a bordo dell'Helios. È fantastico. Non so davvero come ringraziarti. Non preoccuparti, mia cara. Continua solo a seguire le tue teorie. Sarà un ringraziamento più che sufficiente. Io credo davvero che tu stia scoprendo qualcosa di rivoluzionario, Ada. Manca solo la scintilla finale. Spero che la Helios ti fornirà tutto il necessario per trovarla, perché quando lo faremo, cambieremo il mondo per sempre. Al cambiamento del mondo. Al cambiamento del mondo. Niente qui. Niente qui. E dai. Trovalo, mentre io raggiungo un altro dipartimento del laboratorio. Ti darò un indizio, è al centro della scena. Tutto qui. Dovrò capirlo da sola senza alcuna indicazione. Divertiti. Al centro della scena. Santo cielo, Ada, ho capito! Capire le visioni di Ada, o come sia possibile che la radio abbia riprodotto le nostre conversazioni passate. Ma è come se fosse qui, come se mi stesse guidando.
Bene, il centro del palcoscenico. Come ci arrivo? Grande Fabrie. Bei baffi. Allora, se fossi una ricerca super segreta, dove mi nasconderei? Ti ricordi di me, Rose? Ti ricordi cosa hai fatto? Ti ho vista al ballo in maschera, Rose. È tutta colpa tua. Merda! Dov'è finito? Riposa in pace. La nostra comune sofferenza termina oggi. Merda! Aubrey, dove diavolo eri finito? Mi saresti stato utile 5 minuti fa. Hai trovato il taccuino, vero?
Ammetto di sì. Giusto? Giusto. Sì, Aubrey. Ho preso il taccuino. E poi mi sono imbattuta in Ludwig. Oh no. Stai bene? Sto bene, Aubrey, e fortunatamente Ludwig è bruciato vivo, per cui un problema in meno. Wow, una buona notizia dopo l'altra. Qual è la prossima? La cattiva. Mi sono persa. Penso che qui ci sia un ascensore, ma non ne sono sicura. È troppo buio. Ah, nessun problema. Presto. Ancora niente? No, nulla. Aspetta, ora, Aubrey, ora! Oh, è il ponte 66. Prossimo ordine del giorno, portarti a quell'ascensore. Fantastico, Aubrey. Grazie ancora per tutto quanto. Arrivo per mantenere la promessa. Non hai idea di quanto la cosa mi renda felice. Aspetta, fammi aprire le porte. Oh, maledizione. Che c'è? C'è... Ah, disgustoso. C'è il cadavere di un uomo, crocifisso sulla parete dell'ascensore. Non puoi far salire un altro ascensore. Preferirei non... È l'unico... È l'unico che c'è, Rose. Odio questo posto. Lo odio davvero. Lo odio così tanto. Una foglia dentro e una spina fuori. Ti sono davvero grato, Rose. Sì,